No, a me quel Muntala piace molto. Noi siamo alla fine del crinale qua. D'estate qua è troppo bello. Il mio lavoro viene, probabilmente qualcuno mi ha detto che sono molto legata alla terra. Può essere anche vero perché in effetti vivo in un posto molto di provincia, in un piccolo borgo, dove veramente la creatività la puoi trovare soltanto nei tuoi pensieri, ecco. Io infatti mi nutro di immaginazione, mi creo il mio mondo. Ho iniziato studiando a Bologna, all'Accademia di Belle Arti, dove vivevo, e poi però per trovare il centro del mio lavoro mi sono spostata fuori, in provincia, nel mio studio, e ho fatto delle scoperte, e in modo del tutto irrazionale è uscito un quadro nel 2003 che poi ho presentato a Milano, in una mostra, e questo è un quadro che mi ha sorpresa e mi ha tenuta legata per tanti anni alla pittura. E quel quadro mi piaceva perché rappresentava la parte più feticista, più legata agli istinti razionali, ecco. Però aveva la forza di contenere anche la forma, perché con un contenuto così vai nell'astrazione. Poi nel percorso della mia pittura, anche la pittura si è trasformata, si è evoluta. È sempre stata legata a una percezione del destino e della casualità, di quello che noi non sappiamo, non sappiamo quello che può essere il nostro futuro, il nostro destino. E una sequenza di lavori che ho fatto è legata proprio a questo senso del fare. E lì ho trovato la forma astratta, perché ho lavorato sul pensiero del gettare nel gioco dello Shanghai, no? Devi costruire le cose così, dipingendo anche, devi costruire su un segno, un segno dopo l'altro un tuo equilibrio, ma non sai quello che può accadere. Quindi è un fare razionale e irrazionale insieme, ecco. Di recente sono ripartita sempre dall'idea di nascita e di destino, però lavorando su delle forme, delle macchie che ho creato in orizzontale, quindi ho cambiato il punto di vista, ho costruito un sistema di segni, di simbolismi, ho lavorato sul linguaggio e ho applicato tante cose esterne, molto legate alla natura, quello che la natura mi trasferisce, perché io vivo in un posto dove alla fine quello che conta è la parte più istintiva. E farla entrare in un discorso più concettuale mi stimolava, quindi anche con tanta ironia ho costruito questa serie di dipinti utilizzando piume, crine di cavallo, tanti altri tessuti. Il reale l'ho trasformato, l'ho fatto diventare un po' irreale. Amo la fantascienza e quindi probabilmente anche questo entra. Mi piacerebbe che quello che io percepisco venga percepito, però mi accorgo che ho un linguaggio abbastanza particolare, cioè non cerco solo l'estetizzante, il piacevole subito, mi complico sempre un po' la vita, ecco. E anche la pittura, io credo che ogni persona ha delle gradazioni di comunicazione con gli altri. E chi ce la fa e subito, io ce l'ho un pochino più complesso, proprio il mio carattere probabilmente. Una volta feci una performance dove tentavo di fare un segno diritto. Anche quella era un'architettura che rappresenta simbolicamente il tentativo di arrivare a una finalità, ma tu non sai dove in realtà puoi arrivare e in quale maniera puoi arrivare. L'accadimento delle cose non sempre lo puoi gestire. E anche lasciarsi andare oppure avere paura di cadere nel vuoto sono cose che circolano. E quindi questa nostra tendenza un po' a cercare l'equilibrio
Io l'ho rappresentata in questi piccoli lavori, cioè questo tentativo di trovare il modo di starci dentro, come dire, di trovare una simmetria. Quello che mi dà più soddisfazione in assoluto è fare delle scoperte nuove. E quello che mi lega di più a questo mestiere, diciamo, è cercare, cioè, accorgerti di scoprire nuove cose. E è questo che ti tiene connesso al lavoro, perché è raggiungere un ulteriore passaggio di scoperta. La solitudine amplifica le cose, però è chiaro che saltuariamente scappo, pensiero ricorrente è quello di arrivare a finire. Un'idea, cioè non si può non arrivare a finire un'intenzione.